Buonasera a tutti. Io sono Emiliano Sardetti, ho allestito questa mostra, questi lavori che raccontano un po' del mare, delle curiosità del mare, delle situazioni del mare. Ovviamente questa mostra è dedicata alla mia famiglia, che mi sostiene sempre nell'arte, ai nonni. Ringrazio tutti per essere venuti stasera, tantissimo, siete tanti, mi fa tanto piacere. Ringrazio Luca e Simona che mi hanno dato questa opportunità di fare questo evento. E poi ringrazio Danilo che è un mio sostenitore, è un sostenitore della mia attività artistica. E con Danilo abbiamo collaborato a diverse cose, tra cui un libro per bambini, spero a breve che esca, perché è lì stand-by da un paio d'anni. Ho chiesto a Danilo di raccontare questi 5 lavori che io ho fatto sul mare, sui pirati, sulla pirateria e via discorrendo, perché secondo me un attimo un occhio a questo lato del mare, secondo me ci va dato. Bene, no, comunque bene, questa è la mia intro e lascio la parola a Danilo. Oh, allora, bravo. Questa è stata un'occasione per approfondire un tema che penso tutti in gioventù hanno quantomeno tentato di approfondire qualche modo. Perché il mare? Perché a Livorno e nel Mediterraneo che tipo di pirati abbiamo conosciuto? Abbiamo conosciuto quella pirateria barbaresca che mette insieme l'istinto predatorio, la feroce e tutto, però unita anche alla religione. E saranno i peggiori. Quindi Livorno, come Venezia, che è paradossalmente dall'altra parte, subirà Napoli, tutto il litorale Tirreno, subirà una quantità di saccheggi e predazioni all'ordine di 2-3 a settimana, cioè una cosa continua. Quindi è anche inevitabile non pensare che c'è del pirata in Livorno. Però tornando al discorso dei pirati, quindi arriviamo a queste realizzazioni, e il mestiere del pirata era veramente duro perché sostanzialmente la gente, quasi nessuno sapeva nuotare, quindi finivano scaraventati o perché schiavizzati o perché in cerca di qualcosa, però erano tanti, quindi siccome erano tanti nasceva la necessità di gestire tante persone. E come si gestiscono tante persone? Con un grande miraggio di fare una fortuna in maniera rapida, quindi con una disciplina severa e con terrore sostanzialmente, cioè che se avrete modo insomma vedrete che i casi di atrocità erano veramente agli occhi di una persona di oggi terribili. E qui fate voi le vostre similitudini con quello che è successo fino a ieri, cioè ISIS mi viene in mente piuttosto che qualche cosa. Proprio per volontà di chi gestiva queste flotte si cerca di dare un senso fasullo di democrazia, che sulla carta viene messa, c'è cioè addirittura un decalogo di punti, quindi in qualche modo chi fa parte di un equipaggio ha anche i suoi diritti. E qui infatti iniziamo a vedere dal primo lavoro, che indica appunto che ogni pirata, in questo caso ogni membro dell'equipaggio, vale uno, e ha diritto a un voto, il suo voto vale uno, e anche qui penso che qualcosa vi fa venire in mente. In realtà poi non era proprio così,
sulla stampa 2 è raffigurata una sirena. Una sirena perché qui ci rifacciamo al discorso della presenza femminile a bordo. In questo decalogo, che poi è stato fatto e rifatto anche da altri, la presenza femminile era totalmente vietata. Cioè, addirittura sembra che sia stato imposto da quella che è stata unanimemente considerata la più grande pirata donna della storia, che era una donna cinese, che vietò espressamente che a bordo ci potessero essere donne. Questa è, qui siamo sulla 3, la Jolly Roger, la bandiera. Qui potremmo dire che i pirati sono stati fra i primi, come dire, fruitori del marketing. Il nome Jolly Roger dovrebbe venire o dal francese, comunque Roger richiama il rouge, rosso, perché in realtà la bandiera dei pirati, che noi conosciamo come nera, più delle volte era rossa, perché rossa era proprio un messaggio di sangue. Io ho visto la bandiera rossa perché ho intenzione di fare l'ira di Dio. Questa mano raffigura sempre appunto in qualche modo il diritto di voto che si diceva prima, però anche il fatto che comunque a bordo la vita era dura, e una vita dura la si gestisce anche dando sempre comunque un qualcosa a tutti in maniera sicura, certa. Non venivano fatte preferenze per tizio o per caio, cioè a bordo eri uno e ricevevi la tua razione di rum, la tua razione di bottino, e in qualche modo si faceva sentire il clan, la setta, fermo restando che la punizione era sempre dietro l'angolo, cioè come sgarravi venivi. E in ultimo, una nave è quasi un organismo vivente, quindi va mantenuto costantemente. E non era tollerata chiaramente la pigrizia in nessun modo, e tanto la nave quanto l'equipaggio doveva essere sempre al massimo dell'efficienza, perché l'abordaggio poteva essere sempre dietro l'angolo. Quindi la cura delle armi, la cura della forma fisica, la pulizia della nave e quant'altro. Basta. Ecco perché io ho scelto Danilo Golini, perché ha spiegato tutto alla perfezione. Cioè. Oh, è niente, ecco, io non lo sapevo che conoscevi Danilo. Non sta sempre a lamentare. Detto questo, beh, la spiegazione perfetta, secondo me, di Danilo è finita. Sulle stampe c'è sopra le stampe c'è la descrizione di tutto quello che ha detto lui. Ci sono delle scritte sopra le stampe che sono scritte ovviamente decorative. Sopra il segnalibro che c'è con la stampa, dietro al segnalibro c'è tutto scritto in chiaro. Quello, diciamo, il riassunto ovviamente che vi ha spiegato Danilo. Detto questo, potete acquistare le stampe, i segnalibri, gli orecchini e le borse. Ciao, grazie.